di inaugurare questa mostra. Questa primavera l'artista Visto Israele ci aveva fatto il regalo di quella bellissima Via Crucis, che credo molti di voi avevano avuto modo di vedere proprio in questa stessa sala, e adesso si fa dono di questa meravigliosa mostra sulla Natività. Credo sia doppiamente bello questo evento legato alla Natività nell'anno in cui celebriamo gli 800 anni dell'invenzione del presepe. Voi direte immediatamente: questo non è un presepe, certo, questa è una Natività, un'opera d'arte, ma sapete quanto l'invenzione del presepe, 1223, San Francesco Greccio, sapete quanto quell'evento ha influenzato la pittura? Moltissimo. L'intento di Francesco, voi sapete, Francesco nel 20 va in Terra Santa, torna ed è affascinato da quei posti, da quei luoghi, e sostanzialmente vuole portare Betlemme qui. E cioè a lui interessava vedere, toccare con mano quella faccenda incredibile, e cioè che un Dio onnipotente fosse realmente sceso nella concretezza quotidiana della storia. E allora inventa il primo presepe, che era semplicemente una greppia. Presepe vuol dire greppia, lo sappiamo, era semplicemente una greppia con del fieno, il bue e l'asino. Quello era il primo presepe. Perché a lui, non aveva in testa di fare delle statue, non era manco capace, ma è chiaro, non era quello il suo intento. L'intento era quello di rivedere il luogo, quel luogo concreto, che era una stalla, una grotta, e rimanerne stupito, affascinato. Quella concretezza è passata nella pittura, per cui abbiamo dei maestri, ma è chiaro che Giotto, dopo il cambio, eccetera, 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 hanno iniziato a dipingere non più figure astratte, per dire, un'attività, ma figure molto concrete, volumi con volumi molto concreti, per cercare di dire la concretezza. E credo che questa bellissima serie di disegni ci riporta qui quella concretezza, con grande arte, e poi avrete modo di guardarla. Quindi ringrazio doppiamente, ringrazio perché ci ha concesso questa bella mostra e perché era fatto quest'anno. Difatti all'ingresso c'è un bellissimo presepe, e non per distrarre un po' l'attenzione da queste opere d'arte, ma per richiamare il motivo per cui abbiamo scelto di fare questa mostra, per celebrare quell'evento, 800 anni. E quindi avrete modo, il nostro bravissimo Remo Caffaro l'ha allestito come sa fare lui, in modo perfetto. Perfetto e bello, e quindi grazie a Remo Caffaro. E poi ci sarà anche una continuazione di questa mostra nel museo, nel nostro museo diocesano, ma ne parlerà la dottoressa Fenoglio. Io ora darei la parola all'assessore, alla cultura. Grazie. Buonasera a tutti e a tutti, grazie. Innanzitutto i ringraziamenti alla diocesi, a Veri ovviamente, al Museo Diocesano e all'artista Luigi Storia che ha fatto queste meravigliose opere. Io credo che il presepe, la rappresentazione del presepe sia uno dei momenti più alti della simbolicità cristiana, perché condensa anche un po' la tensione proprio che è interna al cristianesimo, credo, cioè l'infinitudine, l'assoluto, riportati in terra, riportati nella materialità della vita, l'infinito di Dio e la finitudine carnale di Cristo, no? Quindi il cristianesimo è percorso interamente, credo, da questo messaggio straordinariamente potente proprio nella sua non contraddizione ma nella sua polarità, no? Che attraversa ognuno di noi anche, quindi un messaggio mi sembra fortissimo, che poi non entro sul terreno dell'arte perché non ne ho assolutamente le competenze e neppure della teologia, però è chiaro che poi la rappresentazione artistica e la rappresentazione dei presepi ha assunto sempre di più, come diceva Dario prima, anche un carattere familiare, no? Storicizzato, perché se andiamo in Baviera
troviamo i presepi, le statuine col vestito in pelle, e se andiamo in altri luoghi li troviamo caratterizzati a seconda del posto, e quindi c'è un'ulteriore domiciliazione dei presepi. Ognuno di noi fa il presepe a casa immaginandosi forse anche un po' un mondo ideale, no? Il proprio mondo, perché le statuine assomigliano un po' a noi, ma anche un'armonia, animali, cose, case, un'armonia comunitaria che fosse proprio un po' l'ideale. Mi sembra che i lavori di Scorsese da questo punto di vista esaltino ulteriormente questo aspetto, la sacralità della natività portata qui ora in questo momento davanti alla nostra chiesa. Quindi grazie veramente a tutti e buona visione. Grazie. Chiediamo la parola all'artista, colui che ha creato, e ha sempre un certo effetto guardare dei dipinti, dei disegni, delle opere d'arte, perché non c'erano, adesso ci sono, sarebbe bellissimo, ci fa pensare la potenza della creazione. Poi chi è artista sa creare queste cose, chi è panettiere sa creare il pane, chi è ognuno, ma essere umani vuol anche dire essere creatori. E io che sono credente con creatori, ma mi pare bello questo discorso. E sapete, il grande Gadamer, che era un filosofo importante, diceva che l'arte è un supplemento d'essere. L'arte è un supplemento d'essere. Non è un contorno, non è un'aggiunta, è un arricchimento. L'arte è un arricchimento d'essere, anzi la parola giusta era arricchimento, ho sbagliato la citazione, l'arte è un arricchimento d'essere, è una meraviglia, e il mondo è più ricco quando c'è un'opera d'arte in più, il mondo è più ricco, e difatti è più ricco di queste opere. Ringrazio l'artista, a lui la parola. Bene, è la seconda volta, adesso forse di più, terza, quarta, quinta che vengo qua a Pinerolo, e come dire, forse questa è la cosa più bella, quella che ci tenevo di più, perché stavolta sono riuscito a convincere il nostro Don Chiara a mettere la paglia. La prima volta si spaventò un po', allora giunsemmo Rocco, non la mettemmo, no? E quindi spero che il nostro capo supremo, io lo chiamo il capo supremo perché non ci fosse Don Chiara qui a Pinerolo. Quindi ringrazio Vescovo, quindi non c'è Scardi, non c'è critico che tenga oggi, secondo me, in Italia, perché avete un Vescovo che secondo me potrebbe fare lo storico dell'arte. Anzi, io vi consiglio di sentire la lettura poi di ogni sinoppia, secondo me si mette ancora di più di tutto quello che io ho pensato. Mio caro Mauro, mi sa che la prossima volta, sul prossimo testo, dovremo mettere anche lui. Bene, poi ringrazio la direttrice del Museo del Fisano, io i nomi li dimentico tutti. E ringrazio anche l'assessore, e spero di fare qualcosa anche per il comune, prima o poi, no? Non ci arriveremo con calma. Poi ringraziamento al nostro grafico fotografo, il signor Remo, che avete visto che anche all'ingresso ci sono delle bellissime fotografie sue, ha curato lui, pieghevole, molto bello, ancora più grande di quello che facevo io, e quindi complimenti. La luce qua è un po' floscia perché avevamo problemi tecnici della paglia, non potevamo mettere una lampada perché era troppo pericoloso, rischiavamo di andare tutti a fuoco, e quindi va bene così lo stesso, anzi si spegnerà ancora un po' di più le luci. Adoro la penombra. Grazie alla città di Pinerolo, a tutti i presenti e a tutti quelli che continuano a seguire il mio lavoro. Grazie. Grazie Luigi. E come ho detto, c'è un'altra parte di mostra, sempre di Luigi Storisa, nel Museo Diocesano. La direttrice è la dottoressa Tenoglio, che da un po', da quant'è, un anno e mezzo, è direttrice, due anni,
e lo sta facendo con grandissima passione, e quindi io sono molto grato e grazie. Grazie a voi, benvenuti a questa bellissima mostra e a questa occasione che ci fa anche riflettere proprio nell'ottavo centenario del Prese per il Greggio sul tema della natività. San Francesco volle portare all'uomo, l'uomo di allora, ma sempre, di tutti i tempi, l'umanità di Dio, il Gesù bambino che viene a scaldarci il cuore, Dio, un Dio che si fa uomo per essere vicino a noi, per accogliere tutti quanti. Quindi il significato del presente ci richiama anche questo, l'umanità accanto alla grandezza e alla bellezza di Dio. E anche per questo motivo che abbiamo sostenuto l'idea del pittore di mettere la paglia, per rendere ancora più bella, più semplice, più calda questa esperienza, molto, molto particolare. Ringrazio quindi Monsignor Vescovo, il pittore, il professor Stoia, Remo Caffaro, l'assessore alla cultura della città di Pinerolo, il comune e tutti coloro che hanno collaborato. La mostra continua con un'altra parte in cui troverete un'altra natività che è un bellissimo disegno, la sinopia di queste dimensioni che era stata esposta alla mostra a Veneria, nella chiesa di Veneria, di Sant'Uberto Veneria, con i bozzetti, i disegni che erano stati appunto realizzati dal professore. Quindi c'è questa continuità, questo legame per quanto riguarda questa rassegna. Troverete uscendo, ma anche al museo, questo pieghevole che ha realizzato il pittore con la collaborazione di Remo Caffaro, dove sono illustrati tutti i disegni di questa natività e il commento di Monsignor Vescovo. Appunto sono al fondo della sala, ritirandoli chi desidera può anche lasciare un'offerta che andrà a favore delle famiglie bisognose, di coloro che purtroppo sono in difficoltà e c'è tanto bisogno. Quindi grazie a tutti, davvero grazie di cuore per tutto questo lavoro, per questa disponibilità, perché ancora una volta anche il Vescovo ci ha sostenuto, a Don Chiara che ha caldamente appoggiato l'iniziativa e ha permesso che presso il seminario della diocesi potessimo allestire tutto quanto. Quindi grazie a tutti e buon Natale. Ciao, benvenuto e benvenuta. Sono Derio e desidero accompagnarti a visitare questa bella natività dell'artista Luigi Stoisa. E allora camminiamo un po' insieme davanti a questi splendidi disegni. Ti invito a iniziare dal disegno che vedi entrando dalla porta da cui sei entrato, vedi davanti a te. È interessante, in questo disegno trovi il Duomo di Pinerolo, la grande novità. Magari arrivi proprio dalla Piazza Duomo o da Piazza Fontana, insomma arrivi da questa città di Pinerolo e ti trovi Pinerolo. Sei entrato per vedere una natività, così dicono le locandine, quindi una cosa avvenuta 2000 anni fa, in terre lontane, e ti trovi davanti al Duomo di Pinerolo. Questo è interessante, sai, perché ciò che stai andando a vedere riguarda oggi, qui riguarda te, riguarda me, riguarda noi. Siamo davanti al disegno della piazza del Duomo e ci fermiamo un attimo. Ci sono tre bambini, un bimbo in braccio, un bimbo nella culla e una ragazzina. Beh, i bimbi ci ricordano il futuro, è chiaro. Guardando questi bimbi immediatamente ci viene da pensare: questi arriveranno fino al 2100, anzi entreranno nel prossimo secolo. Fantastico. E ci vengono subito in mente delle domande. Come sarà il 2100? Come sarà Pinerolo nel 2100? Come sarà la nostra società, la nostra Italia, la nostra Europa? La Terra
Questo nostro pianeta come sarà? Avrà ancora pioggia? Acqua? Bello, stiamo un attimo davanti a questi tre bambini che arriveranno oltre il 2100. Una delle domande che può girarci in cuore, nella mente, è come guardiamo noi al futuro, o meglio come costruiamo, come stiamo costruendo il futuro, e soprattutto cosa desideriamo lasciare a questi ragazzi che sono i nostri figli, i nostri nipoti. E poi questi bimbi immediatamente ci ricordano il miracolo. Ogni bimbo che nasce, lo sappiamo, è stato costruito da papà e mamma, ma in realtà quando lo prendi in braccio, un bimbo piccolo, e profuma di miracolo, sa di mistero, ci ricorda il mistero della vita, lo stupore. Ed è interessante, se guardi bene, che la bimba proprio davanti a noi indica, con l'indice, indica qualcosa, sta indicando, e c'è una doppia indicazione, perché indica con il braccio, il braccino sinistro, e con l'ombra indica, c'è qualcosa di là, c'è qualcosa di là. Sembra un giorno normalissimo in piazza Duomo, in piazza San Donato, eppure ci accorgiamo che c'è qualcosa da vedere. Il cane in primo piano si è girato. Lo vedi il cane in primo piano? Si è girato di là, verso sinistra. La lucertola, quella piccola lucertola che è lì sopra il tombino, sta ascoltando con molta attenzione la bimba, vuole capire cosa c'è, cos'è successo. E là in fondo un cane già sta correndo. Guardatelo quello là al fondo, il cagnolino che corre deciso verso sinistra, e in alto due uccelli che vanno verso sinistra. Siamo portati anche noi a girarci verso sinistra, a scrutare, a seguire il dito, a correre insieme al cagnolino, a volare insieme agli uccelli. Bisogna andare da quella parte. Bellissimo questo disegno. Ogni volta nella vita, in qualunque posto noi ci troviamo, se guardiamo bene, c'è sempre molto di più di quello che vediamo a prima vista. Anzi, c'è sempre molto di più. E poi ci spostiamo. Allora ci spostiamo al secondo pannello, verso sinistra, a sinistra del disegno del Duomo. C'è una bimba e una donna in cammino, anzi di corsa. Bellissimo. Vedete, c'è una donna e una bimba che camminano speditamente. La bimba, si vede, sta correndo decisamente. Hanno le braccia allargate. Ecco, questo è il pannello, e poi ci sono altri personaggi, ma soprattutto mi pare interessante questa bimba e questa donna. Camminano, corrono insieme con le braccia allargate. Sembrano dire insieme: oh, ma guarda te! Che bello! È bello vedere questa donna adulta e questa bimba che insieme si stupiscono per qualcosa. Non sappiamo ancora cosa, ma chiaramente si stupiscono, corrono, vanno. C'è qualcosa che accomuna l'adulto e il bambino. Mi piace. Oggi è difficile trovare qualcosa che accomuni le generazioni. È difficile trovare qualcosa che accomuni le generazioni. Spesso i giovani dicono che gli adulti non capiscono niente. E tante volte noi adulti diciamo che i giovani non capiscono più. Si fatica a capirci, a dialogare, a passare qualcosa alle nuove generazioni, a passare ciò che ci sta a cuore. C'è una certa forte distanza. Qui invece, che bello, fanno lo stesso movimento quella bimba e quella donna. Qualcosa c'è che vale per tutti e due, qualcosa che muove tutti e due, e hanno le braccia allargate. E tu sai che le braccia allargate, allargare le braccia anticamente, quando gli uomini giravano con la spada al fianco, allargare le braccia voleva dire: non ho armi, sono disarmato, o meglio, non uso armi con te perché mi fido. Era un gesto di profonda fiducia. Si vede che questi due hanno trovato qualcosa, qualcuno di affidabile, qualcuno a cui affidarsi, qualcuno che viene ad aiutarci ad affrontare le nostre paure e a darci fiducia. È bellissimo questo pannello, perché ci dice: guarda che c'è qualcuno che viene ad aiutarci ad affrontare le paure. Possiamo camminare.
E allora ci spostiamo ancora a sinistra, verso il centro della sala, e troviamo un altro disegno. Ce l'abbiamo davanti, tre personaggi. Bello. C'è innanzitutto un uomo cresciuto, un uomo adulto, inginocchiato. Ha in mano una zappa, si vede che è decisamente un lavoratore, un uomo normale, un lavoratore, con la zappa ancora in mano. Ma la cosa che ci colpisce, bellissima, complimenti all'artista, se lo guardiamo bene, la cosa che ci colpisce è che ha una mano sulla testa. Vedete che ha una mano proprio sulla testa, nell'atteggiamento di dire: oddio mio, ma cosa vedo? Incredibile, incredibile. Sto vedendo qualcosa di grande, di commovente. Ecco, sia perché è inginocchiato, ma sia perché ha questa mano sulla testa, si vede che è preso dallo stupore, da qualcosa di grande. Sapete, guardandolo mi fa ricordare Simeone. Nel Vangelo si parla di un tale Simeone, un sacerdote, che è al Tempio e Giuseppe e Maria portano il bambino per la presentazione. E Simeone vede quel bimbo, si accorge che è qualcosa di incredibile e dice una frase che resta davvero sempre nella nostra memoria. Dice: ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Bellissimo. Questo signore qui, questo pastore, questo contadino, in fondo sta dicendo la stessa cosa. Dio mio, cosa vedo? Ora posso anche morire, o meglio ancora, posso vivere tranquillo, perché i miei occhi hanno visto qualcosa di enorme, la salvezza. Cioè qualcuno che viene a dirmi: la mia vita non è persa, non sarà mai persa, non è sprecata, è preziosa. E se guardiamo bene, ha un occhio, guardate l'occhio, è fantastico, ha un occhio ben aperto, curioso, che sta ammirando. Quell'occhio parla di stupore. Rimaniamo un attimo proprio a guardarlo, respiriamo il suo stesso stupore, che ci aiuta a dire: ah, ma c'è davvero qualcosa di troppo bello, sicuramente di troppo bello. Dietro a lui c'è una donna, una mamma presumibilmente, che ha in braccio il suo bimbo, il suo figlio. Lo tiene stretto, chissà quante volte l'ha tenuto stretto. L'ha tenuto stretto forse pensando: chissà che ne sarà di questo mio bimbo, come crescerà, quale sarà il suo futuro. È ciò che si chiedono tutte le mamme del mondo quando stringono il loro cuccio. Ora lo sta stringendo con grande affetto, perché si è aperto un futuro per la mamma e per il bimbo. Vedendo quello che sta vedendo, lo vedremo fra un po' anche noi, quella donna ha capito che si sta aprendo un futuro vivibile. Il futuro è affrontabile, affrontabile anche per questo nuovo bimbetto che è venuto al mondo. E poi c'è la ragazzina, anche lei leggermente inchinata. La ragazzina sta portando un'anatra, e cioè sta portando in dono un'anatra, un dono, e cioè è lì per dire grazie, grazie, ed è lì per dire ti voglio bene. I doni servono a questo, a dire ti voglio bene, grazie. E sullo sfondo, guardate che interessante, sullo sfondo c'è un paesaggio esagerato, siamo 2000 anni fa, e sullo sfondo c'è un campanile che assomiglia molto al campanile del nostro Duomo, c'è una torre, un altro campanile, c'è un ripetersi di campanili dalle forme più diverse, e sicuramente è esagerato, eccessivo e poco realistico, ma è bellissimo. Dietro questi pastori, dietro questi umili pastori, questa umile gente, c'è un paesaggio vario che ricorda varie epoche storiche, cioè ricorda tutta la storia. Davanti a quello che adesso andremo a vedere, tutta la storia si inginocchia stupita, grata. E anche noi siamo pronti, un po' stupiti, pronti a dire grazie a quel che stiamo andando a vedere. E allora ci spostiamo al centro, dove troviamo la Natività. Ecco, siamo davanti alla Natività. Giuseppe, Maria, il bambino, un re magio. Bello. Cosa ci colpisce? Immediatamente ci colpisce il fatto
che tutte le figure sono rivolte verso il bimbo. Guardate, l'asinello in primo piano è rivolto verso il bimbo, lo sta guardando, ammirando. Il bue là dietro si volta indietro verso il bimbo. Giuseppe, Maria guardano il bimbo. Il re Magio indica, guarda e indica il bimbo. E fantastico, là dietro il dromedario, guardatelo che carino, sporge il suo musetto, anche lui vuole vedere, anche lui sta guardando il bimbo. Perché la Natività è qui per farci concentrare sul bimbo, perché è lui la grande notizia, la novità, la grande novità, verso cui correvano tutti, quelli che correvano prima, quelli inginocchiati, erano lì per lui. Avevano capito una cosa incredibile, Dio è sceso in terra. Dio è sceso in terra, qui, fantastico. L'onnipotente creatore è qui davanti a noi. Che meraviglia. Vale la pena rimanere un attimo. Dio è qui davanti a noi, a Pinerolo, in Piazza Duomo, a casa mia, per sempre. In tutte le situazioni, ormai sono certo che Dio è qui, accanto a me. E mentre guardiamo ci colpisce quell'albero secco, lì proprio in centro. Sembra quasi partire da dove c'è quel bimbo, sale su. Un albero secco. Ci ricorda una cosa molto certa. Quel bimbo morirà su una croce, su un albero secco. Quel bimbo morirà su una croce. Sarà appeso a una croce. E lì su quella croce combatterà contro la morte e vincerà. Combatterà per noi contro la morte e vincerà. Vincerà perché lui è il vero liberatore. E beh, allora lo stupore è ancora più grande. Dio non è venuto solo a trovarci, sarebbe già tanto, sarebbe già enorme. Ma è venuto a combattere con noi e per noi. E difatti, se guardiamo bene, proprio in alto sull'albero, c'è un nido con degli uccellini. Dice la vita, c'è vita su quell'albero secco, perché su quell'albero secco un giorno scoppierà la vita. Quell'uomo inchiodato là, quel bimbo, che adesso è bimbo, che diventerà un uomo adulto e sarà inchiodato là, risorgerà. Che bello, quell'albero ci ricorda la risurrezione, quel nido ci ricorda la risurrezione. E allora capite che la notizia, che era già sorprendente, la notizia era Dio sceso in terra, diventa molto più sorprendente. Quel Dio sceso in terra supererà la morte, la nostra morte. Ci aprirà una porta per tutti i giorni della nostra vita, fino all'ultimo giorno, fino all'ultimo dei nostri giorni. Che meraviglia! Possiamo rimanere un attimo ad ammirare questa meraviglia. E poi ci spostiamo. Ci spostiamo al disegno che sta accanto e possiamo dunque tornare indietro verso la porta d'ingresso. Accanto troviamo gli altri due re magi. Nella Natività c'era un re magio, qui ci sono gli altri due re magi che sono lì con un dromedario, alcuni servitori. Guardate che bello, siamo partiti dalla Natività e incontriamo dopo i re magi e questo ci aiuta a capire che i re magi non erano pazzi. Non erano pazzi, han fatto bene a partire da lontano, a osare un viaggio così difficile, lungo. Valeva la pena camminare così tanto per incontrare questo bimbo. E allora ci risultano immediatamente simpatici questi magi? Sicuramente sì. Erano uomini che inseguivano una stella. E questo sono i re magi, erano uomini che inseguivano una stella, uomini in ricerca, capaci di sognare. Ci ricordano che noi siamo davvero umani quando siamo capaci di inseguire dei sogni, degli ideali, delle promesse. Ci ricordano che noi siamo nati per essere dei re magi, per essere in ricerca, per essere capaci di camminare, di partire, di non essere soltanto nostalgici ma sognatori. Per noi e per gli altri. Bellissimo. È interessante, in alto c'è un uccello che li accompagna. Abbiamo visto più volte che ritorna questo uccello
che li accompagna, come accompagnava prima gli altri personaggi che abbiamo visto. E beh, quell'uccello sicuramente è di più che un semplice uccellino che vola. E Dio all'opera, noi lo chiamiamo Spirito Santo, che sostiene sempre le nostre ricerche, il nostro cammino. E ci spostiamo ancora, tornando indietro verso la porta. Abbiamo questo bellissimo disegno che può sembrare strano. Stiamo ripercorrendo a ritroso il cammino dei magi. Stiamo ripercorrendo a ritroso il cammino dei magi. E cosa troviamo? I magi sono passati, sono appena passati, e ci sono due giovani pastori. Due giovani pastori che hanno visto passare i magi, probabilmente hanno chiesto chi sono, cosa fanno, hanno sentito dire che erano gente che seguiva una stella. È interessante. Chissà cosa si stanno dicendo. Uno poggia la mano sulla spalla dell'altro e proviamo a immaginare cosa staranno dicendo. Questi sono personaggi concreti. Probabilmente stanno dicendo: hai visto quei là? Ma quelli sono pazzi. Ma chi glielo fa fare di far tutto quel viaggio? Ma ci sono cose più serie da fare che andare a inseguire una stella. Ma dimmi te che pazzi, noi lavoriamo e quelli, folli, inseguono una stella. Dai, bisogna pensare alle cose concrete, non ai sogni. È inutile sognare, tanto la vita poi ti delude sempre. Probabilmente fanno quei discorsi. E ci colpisce perché a terra, vedete, lì a terra c'è un signore anziano, sdraiato. È stanco, si vede che è stanco. Forse aveva iniziato a camminare, poi si è stancato e si è fermato. E anziano, ci dice uno alla fine della sua vita, e che probabilmente sta dicendo, ripensando a tutto il suo cammino, dice: cosa vuoi cercare? Sognare? Tanto poi si finisce sempre così, la vita poi ti delude. C'era un antico verso che diceva: mangiamo e beviamo, che tanto domani moriamo. Alla canna lì, a terra abbandonata, il simbolo del cammino. Ha smesso di camminare, ha smesso di sognare, ha smesso di aspettare. È l'esempio tipico del rassegnato. Forse avrà mille ragioni, ma che tristezza. I due giovani non hanno voglia di camminare e lui si è stancato di camminare. Tutti si sono fermati. Pazzesco. Se solo osassero alzare lo sguardo, guardate la posizione dov'è, se solo osassero alzare lo sguardo a pochi passi, si accorgerebbero che è nato un bimbo che potrebbe riaccenderli, farli sognare, fargli riprendere voglia di camminare. Che peccato. Ci spostiamo all'ultimo dei pannelli, l'ultimo verso la porta da dove eravamo entrati. Ecco, siamo davanti a che cosa? Beh, immediatamente siamo davanti a un cortile, un gallo, una gallina, dei pulcini, un cane, classico cortile di un tempo dove giravano questi animali, e che ci ricordano la vita quotidiana, la vita nota, la vita anche abbastanza tranquilla, sicura, quella che conosciamo, quella di tutti i giorni, più o meno bella, ma abbastanza sicura, tranquilla. Ma qui vediamo la partenza dei magi. È il momento in cui i magi sono partiti. Stanno preparando i cammelli, i dromedari, e partono. C'è la vita tranquilla di tutti i giorni, ma loro partono per inseguire una stella. Che bello! E questo ultimo disegno certo ci pone delle domande. Ci fa dire: razzolare per terra o alzare lo sguardo? Cos'è la vita? Razzolare per terra o alzare lo sguardo? Cos'è la vita? Sopravvivere o sognare? Ragionare soltanto, fare i calcoli o osare credere a qualcosa? Cos'è la vita? Fermarsi alle cose conosciute o spingersi più in là, cercare qualcosa? Vale di più la tranquillità o il coraggio? È interessante, vale di più la tranquillità o il coraggio? Come sta andando la mia vita, la tua,
cosa sto cercando, in che cosa credo. Bello questo dipinto, questo disegno, ti colpisce. E qui i magi partono, è il momento in cui partono, perché la vita è fatta di continue partenze. La vita è fatta di continue partenze. Ogni lunedì si riparte, ogni nuovo anno, fra un po' inizia l'anno, si riparte. Dopo ogni malattia si riparte. Dopo ogni successo bisogna ripartire da capo. Il pittore oggi ci ha fatto camminare con magi e pastori, con persone in ricerca, per farci prendere voglia di camminare. E abbiamo scoperto un bimbo che ci cammina davanti e ci apre la strada, e ci aprirà sempre la strada, per tutti i giorni della nostra vita. Che bello! Buon cammino, caro amico, cara amica, buona vita e auguri di cuore.